Radio 2 abbiamo una specie di strano déjà vu. E in effetti è tutto l'unico cantante qui, che c'era anche l'anno scorso. E a vederlo qua nei nostri studi sembra l'altro ieri, Mr. Rain. Sembra ieri. In realtà siamo sempre stati guanti. Esatto, non siamo mai mossi. Stavamo parlando del fatto, appunto, che c'è questa anomalia relativa, perché si può tornare l'anno dopo, però sei l'unico che l'ha fatto. Come mai la voglia, il desiderio di ritornare un anno dopo? Un successo, tra l'altro, fuori dal comune. Sì, un successo incredibile. Per Due Altalene, cioè, è stata proprio questa canzone che mi ha fatto pensare e trovare la voglia per dire devo portarla a Sanremo, perché parla di più storie. Io da Dopo Supereroi ho avuto modo di incontrare un sacco di persone che a loro modo mi hanno raccontato di come Supereroi sia stata d'appoggio in un momento di difficoltà come può essere quello di una perdita. Sì, è veramente una cosa che mi ha spaccato il cuore e mi ha fatto sentire veramente utile per qualcuno. Quindi che bello. È stato il motivo per cui ho detto, anche se ci sono appena stato, devo assolutamente tornarci per portare la storia di tutte queste persone. Che bello, bellissimo. Che bella storia. Allora, grazie di essere stato con noi, ti aspettiamo. Grazie mille. Ma guarda Dargen, no, il vestito di pupazzetti. Fantastico. Grazie Mr. Rain, è veloce, grazie. Ma lo sai, è così, avremo più tempo stasera. Per ci vediamo nelle prossime. Siete tanti, esatto. Ti aspettiamo nelle prossime. Grazie mille. Buon lavoro. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Un déjà vu incredibile.